20, indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Approvazione. Allora, vi ricordo che in conferenza di gruppo fu distribuito il materiale relativo alla delibera della scorsa legislatura, credo la giunta presenti. Prego Pasquinucci. Grazie Presidente. Allora, come era stato preso accordo nella conferenza dei capigruppo, l'atto di indirizzo che dà la possibilità al sindaco di nominare agli enti territoriali deriva da una seduta del Consiglio Comunale del 1995, ripresa nel 2000 e poi modificata nella seduta del Consiglio Comunale del 20 settembre 2004, apportando la modifica con un emendamento della maggioranza che diceva rispettando almeno la proporzione del 30% fra uomini e donne, auspicando la pari rappresentanza. Quindi questo è quanto molto semplicemente la giunta ha da dire nella presentazione di quest'atto. Se ci sono interventi, consiglieri, prego. Sì, prego. No, scusi Presidente, cioè, questa è una delibera che si riesce in Consiglio Comunale, in cui sì, è approvato il 50 e il 50. No, ma scusa, 50 donne e 50. La proposta di partenza si riferisce, fu discusso in conferenza di gruppo, tutti insieme decidemmo di partire da quella libera, poi il Consiglio Comunale la può stravolgere, la può cambiare, la può aggiungere, può fare qualunque cosa. Ma questa la base di partenza, Consiglio Comunale. Certo, la base di partenza è questa, ogni legislatura deve approvare delle nuove indicazioni, possono essere queste, possono essere altre. La base di partenza sulla discussione, come ha spiegato l'assessore, è questa. Vabbè, chiaramente non è automatico l'approvazione di questa, si può cambiare. Mi riservo di intervenire, ma capisco che ha votato a maggioranza il 50% dei donne, ma se lo avrei astenuto, cos'è cambiato da allora fino ad oggi? No, non è un problema di cambiamenti. Uccelli, consigliere, capito la situazione, oppure non ho capito la domanda, le domande sono due. No, quella è già deliberativa, no? Perché quella deliberativa della scorsa è mandato amministrativo, ogni mandato amministrativo deve riapprovare gli indirizzi per le nomine, possono essere quelli, possono essere altre indicazioni, ma ogni gruppo può fare proprie indicazioni, presentare emendamenti, aggiunte, togliere. 5 anni fa, mia memoria, consigliere Marconcini propose di aggiungere ai criteri che erano del mandato amministrativo precedente il 50% uomini e il 50% donne. Il Consiglio Comunale appena approvò, ma niente di più, niente di meno. Questa cosa può togliere, questo mandato può togliere se qualcuno propone di toglierlo. Perfetto. Certo, però quello c'è scritto nella va bene, ma non è quello, non era il termine quello lì. Ci sono interventi, consiglieri, prego, consigliere Di Mulas. Allora, io volevo proporre un nuovo punto per quanto riguarda l'incompatibilità a effettuare i rappresentanti nelle partecipate, perché per lei mi sono letto... Va bene, siamo partiti così, però dopo dovrebbe scriverlo e darlo a tutti, deve essere un emendamento, per cui va bene, dalla partenza va bene, non è un problema, però lo spiega, però dopo va fatto scritto e consegnato a tutti, in modo che tutti abbiano ben presente quello che andava a votare, non è un problema, va bene, va benissimo così, però... Niente,
In sostanza volevo dire che il vecchio regolamento parla soltanto di persone che hanno subito condanne definitive per reati che sono i più disparati. Io proporrei invece anche di aggiungere che non possono fare rappresentanti nelle partecipate coloro che hanno riportato una condanna non definitiva o sono stati rinviati a giudizio per reati gravi come l'associazione a delinquere abbinata all'associazione mafiosa e tutti i vari reati contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla concussione, corruzione, corruzione agli atti giudiziari, eccetera. Questo è tutto. Allora, prendiamo questo intervento non come un intervento, ma come la lettura dell'emendamento che adesso andrai a scrivere, a modo che facciamo fare le... va scritto in forma leggibile, ma lo facciamo fare le fotocopie. È leggibile, vedi qui? Vabbè, l'importante è che si sappia quello che si vuole fare. Scusi Presidente, ma dov'è l'emendamento? L'emendamento sta arrivando, ora si fa la fotocopia e arriva. Non c'è problema, prego consigliere a tenere assoluta tranquillità, verrà consegnato a tutti come è giusto che sia. Niente di più, niente di meno. Bene, se ci sono altri interventi sul punto, consiglieri, nessuno interviene? Prego, sì. Volevo sapere se queste cariche sono soggette a pagamento, a gettone di presenza oppure no. Sindaco, ci sono consigliere Gracci, chiedeva se... No, volevo sapere se queste cariche sono a gettone, a pagamento. Non lo so, no, chiedevo. Non lo so. Se ho fatto una domanda io, sai. La domanda di Gracci è pertinente, ma non è individuabile la specifica, perché le nomine che peraltro il sindaco comunicherà al Consiglio Comunale, quindi sarà individuato la persona, la competenza e dove verrà nominato. Ci sono dalle aziende che prima venivano citate, quelle del gruppo Publi Servizi, soprattutto l'azienda dell'acqua, quella dei rifiuti e quella dell'energia. Questo sono il gruppo principale, poi naturalmente noi abbiamo il nostro rappresentante nelle società, per esempio Publicansa, che è interamente di proprietà dei comuni e quindi anche lì dovremmo individuare la persona adeguata a rappresentare, se in quel consiglio di amministrazione ci sarà un rappresentante del comune di Empoli, non è detto che sia, perché il consiglio di amministrazione di Publicasa è composto da 3 membri, la Publicasa è composta da 11 comuni, quindi ci sarà, io mi auguro, una rotazione con chi ha fatto l'esperienza nel mandato precedente. Ma comunque il Consiglio Comunale, tutte le volte che sarà indicata una persona a rappresentare questo Consiglio in una società più o meno grande, anche piccolissima spesso, sarà informato del percorso per il quale siamo arrivati a quella nomina e per quale azienda. Più di dettaglio non posso essere perché... Posso rispondere? Dipende, ci sono delle situazioni nelle quali non ci sono gettoni e altre, magari quelle più grandi, dove c'è un riconoscimento economico che è deciso, credo, dall'assemblea di quella società. Ecco, no, l'unica cosa, se sindaco, voleva sottolineare è che siccome si tratta di cose pubbliche, ecco, vorrei che si sottolineasse questo lì, che a rappresentare il sindaco e quindi il comune di Empoli ci siano persone esperte, quindi che faccio questa raccomandazione, che siano qualificate
di professionalità, quindi che persone